Il grido dell'uomo schiacciato dal sistema. Con Io, Daniel Blake, il regista britannico Ken Loach viene premiato con la Palma d'Oro a Cannes una seconda volta per aver saputo portare sul grande schermo una storia che racchiude in sé un messaggio che è in sintonia coi tempi ma ne critica l'essenza. Quello che c'è di speciale a Cannes, dice Ken Loach, è che rende i film importanti, lo si è visto questa sera, c'erano talmente tante persone appassionate non soltanto dai film, ma dal cinema come mezzo per comunicare qualche cosa, dice. Il regista romeno Cristian Mongiu riceve il premio come miglior regista per Baccalauréat a pari merito con il francese Olivier Assayas per Personal Shopper. Sinceramente ci sono talmente tanti registi che non hanno mai avuto una Palma d'Oro, che non hanno mai avuto un premio a Cannes e continuano a fare film stupendi e io mi sento un po' in colpa a ricevere un tale riconoscimento qui a Cannes, dice. Juste la fin du monde del canadese Xavier Dolan ha ricevuto il Grand Prix della giuria. Ruolo di primo piano poi per l'iraniano Asghar Farhadi, che ha vinto la miglior sceneggiatura con Luc Lion, premiato come miglior attore il protagonista Shabbat Hossein. Particolarmente inatteso il palmarès di quest'anno, ma nessuno può obiettare sulla seconda palma d'oro attribuita a Ken Loach per Io, Daniel Blake, un film solido e militante, si schiera dalla parte dei deboli, distrugge le politiche d'austerità, un film di grande attualità che mostra come il cinema, soprattutto a Cannes, non sia solo una questione di celebrità e divertimento. Frédéric Ponsard pour Euronews.